フフフ。 Benvenuti all'ottava puntata di Kick Off Panthers. Oggi parleremo dei Panthers a 360 gradi. Di solito abbiamo ospiti provenienti da altri sport. Invece quest'oggi ci concentreremo sulla squadra del presidente Ivano Tira. Parleremo della trasferta europea dei, dei Panthers che hanno perso a Berlino dopo una partita comunque uscita a testa alta contro una squadra di altissimo livello. Parleremo con un ex Panthers che ha avuto questa avventura, sta avendo questa avventura in America E parleremo anche della maglia di gioco dei Panthers lo sponsor tecnico RA Intanto vi presento gli ospiti Non c'è Cecilia Bernazzoli, purtroppo impegnata per motivi di lavoro È stata bloccata Intanto vi presento il presidente Ivano Tira Ormai molto Buongiorno. benvenuto Michele Canali, ex defensive live dei Buongiorno Panthers tutti. Parma E Luca Cara, responsabile marketing di RA Buongiorno a tutti Partiamo subito con, con te Ivano E con la sconfitta eh, in Germania Non fa mai piacere perdere era scritta diciamo un po' la sconfitta perché questi qui sono una corazzata con un budget enorme, tra il più di d'Europa. Cosa tieni di questo fine settimana eh, tedesco e cosa invece lasci, lasceresti in Germania? Ma eh, tenere si tengono tante cose perché quando vai in posti come quello dove il football è un qualcosa di importante è chiaro che cerchi di immagazzinare magari rubare tutte le cose buone che magari poi trasportare qui, quindi al di là del campo e dei giocatori, loro sono una squadra fenomenale. <coughs> al di là di budget e non budget hanno veramente una mentalità diversa dalla nostra, quindi hanno veramente sono tutti atleti e quindi in campo sbagliano pochissimo, sono molto ordinati. Ma anche fuori dal campo loro hanno un'organizzazione ottima veramente. Eh, è veramente una festa, all'intervallo c'era il campo invaso da ragazzini che giocavano che si stavano il parole da football, quindi un'esperienza secondo me. Molto utile per noi dirigenti, io credo comunque utile e eh, comunque molto molto interessante anche per i giocatori, voglio dire, abbiamo perso. Eh, potevamo giocare sicuramente meglio. Diciamo eh, che il campo era in condizioni anche diciamo precarie, perché c'era anche molto tempo. E loro con una cilindrata fisica diversa, non hanno anche avvantaggiati da questo punto di vista. Sì, anche se il campo poi voglio dire e la pioggia c'erano per tutte e due. Diciamo molto onestamente che se avessimo giocato la nostra migliore partita. Forse avremmo avuto un distacco minore, ma avremmo perso comunque questo, onestamente credo che vada detto. Eh, di fatto abbiamo veramente molato unicamente il secondo quarto, perché poi gli altri tre quarti abbiamo comunque fatto partita. Il secondo quarto abbiamo subito quei due intercetti e loro sono una squadra che quando sbagli non perdonano mai. Quindi da lì. Eravate anche con una formazione un po' eh, diversa, non c'era Jason. Eh, C'era Taylor Tarp come cubi titolare per fare anche per tutelare anche Tommaso Monardi, che comunque il campionato è importante Quindi diciamo dei meccanismi non erano proprio oliati, anche questo è eh, contato Assolutamente, specialmente nel secondo quarto anche in difesa che fino ad adesso è stata sicuramente la nostra arma vincente Ci sono state alcune amnesie, alcuni errori dovuti più che altro proprio alla scarso timing C'erano degli americani che non avevano mai giocato e eh, quindi insomma ci sta, ripeto la sconfitta era preventivata, speravamo con un divario minore, anche se ripeto, il divario secondo me è molto grosso. Mancava Vergazzoli, noi due o tre volte siamo arrivati in zona da field goal che non abbiamo potuto calciare perché mancava lui. Vabbè, più. Eh, quindi insomma, no, è complesso. Dire. Non è posso dire che, che sono... ti ha colpito molto l'organizzazione della, della squadra proprio del, di Berlino, cosa ti ha colpito? Chi ti ha colpito maggiormente? Beh, loro sono, loro sono tutti atleti, al di là degli americani, loro prendono americani di livello, tra virgolette, normale, sono tutti molto bravi evidentemente, ma poi hanno un parco atleti nazionali, locali, che come dire hanno una mentalità diversa dai nostri, forse perché insomma i tedeschi hanno una mentalità diversa dai nostri, quindi loro giocano a football e per loro il football è una priorità. Da noi sono quasi sempre le eccezioni, Michele è una di queste, eh, quindi loro fanno tutto e impostano tutto la loro vita, al di là dei loro impegni scolastici o comunque di lavoro che hanno anche loro, sul fatto che poi gio devono giocare a football e vogliono giocare ai massimi livelli. Da noi non è così, da noi non intendo Panthers, in Italia non è così, quindi la differenza si vede, loro sono 45 e sono 45 atleti, e noi un po' di meno, ecco. La squadra di Stoccarda, non di Berlino, dopo mi fanno le cazziate. Giustamente, eh, volevo chiederti: per il secondo anno consecutivo siete, eh, siete usciti nel giorno di qualificazione, hai parlato di una marcata differenza, ovviamente anche di cultura. Il fatto di essere comunque all'interno del ranking, il ranking europeo, l'unica squadra italiana, avete scalato anche delle posizioni, siete eh, nella top 10. Cosa ha un significato particolare comunque per i Panthers? Ma insomma, intanto fa piacere al di là delle valenze che danno più o meno i ranking che poi insomma variano in funzione di, molte, di molti dati. E adesso eravamo decimi, adesso non so dopo questa sconfitta probabilmente retrocederemo un po'. No, di fatto poi fa sempre piacere, ripeto. È importante confrontarsi con realtà di questo tipo, quindi io preferisco molto di più giocare e perdere una partita contro una squadra del genere che magari vincerne contro qualcuna dove non hai, hai ben poco da imparare. Obvio. Parlavi di Michele, passiamo a Michele Canali che è tornato dopo 8 mesi in America al Mellon College, in California. Michele, 8 mesi riassumiamoli un po' uh, brevemente perché c'è tanta roba. Prima di tutto, quando sei tornato, sei arrivato venerdì. Allora sono arrivato solamente un paio di giorni fa, quindi ancora devo smaltire il jet lag. ancora devo smaltire il jet lag e riambientarmi un attimo. Infatti, è più macro. <ride> <Infatti. ride> No, comunque sono stati otto mesi molto impegnativi tra vari problemi che ci sono stati per quanto riguardava proprio il giocare a football e l'ambientarsi in un ambiente completamente nuovo, un'altra lingua, un altro continente, lontano dalla famiglia, lontano dalla squadra. È stato. non è stato facile all'inizio, comunque piano piano sono riuscito a ambientarmi e diciamo che l'esperienza mi è piaciuta molto, tant'è che sono, sarò già di ritorno negli Stati Uniti all'inizio del prossimo agosto Intanto cosa hai fatto appena sei tornato in Italia? Una curiosità La prima cosa che hai fatto, cosa ti è mancato? La prima cosa che avrei fatto sarebbe stata andare a vedere la mia squadra giocare Però erano in trasferta Però purtroppo erano in Germania quindi erano un po' troppo lontani eh, La prima cosa che ho fatto è stata mangiarmi un bel piatto di cappelletti Perché sì. <ride> quelli non li hanno Non li hanno, hanno un sacco di cose hai parlato di qualche difficoltà nel gioco eh, per motivi burocratici, possiamo esatto, dire, esatto. Non, è, non sei stato eleggibile, elegibile, non hai potuto giocare esatto. in modo agonistico le partite, però ti sei allenato. Raccontaci un po' eh, l'impatto, comunque, sia il fatto che tu provieni da una squadra dove il, lo spogliatoio è diviso tra ragazzi di 20 anni con uomini di 40, eh, che alla fine della partita si fanno la sigaretta, che hanno i figli, che finiscono di lavorare e vengono all'allenamento dopo 8 ore, magari, che hanno saldato. Com'è vivere il football, soltanto in funzione del football e dello studio, comunque? Come cosa ti ha dato in più? Ma diciamo che proveniendo dal vivaio Panthers, il gap non era così enorme come ci si poteva aspettare. Perché, conoscendo altri giocatori da molte altre società italiane, posso dire che se ce n'è una che si avvicina più di tutte come organizzazione come, e come tempo che gli viene dedicato a una società americana è proprio quella dei Panthers Farm. Per quanto invece riguarda appunto gli allenamenti e il tempo che gli viene dedicato, eh, in America ha un'assoluta priorità. Mentre qui eh, si fanno un paio di ore serali come allenamento appunto per, a causa dei problemi che tutti i giocatori hanno come lavori, figli, famiglia o scuola, là è una parte integrante dell'istruzione. Quindi vengono dedicate anche 4, 5, 6 ore al giorno esclusivamente al football che possono suddividersi in palestra, allenamenti video. o sessioni video, diciamo che. È proprio il tempo che gli viene dedicato è la differenza fondamentale. Una tua giornata tipo college? Una mia giornata tipo ci si sveglia alle 5 e mezza di mattina, palestra alle 6 fino alle sette e mezza. Colazione iniziano le lezioni fino a mezzogiorno e mezzo, sessione video a partire dall'una fino alle due, e poi allenamento dalle due fino alle 6 di pomeriggio. È nato nei Marines, non sono andato nel college, praticamente. <ride> Com'è il rapporto con i professori? In Italia io sentendo in molti sport molti ragazzi che praticano sport a livello agonistico, i professori sono un po' resti anche a concedere tempo, anche a dare magari, non un aiuto nel senso aiutarli a regalargli i voti, però anche aiutarli a dargli dei tempi di studio. Lì, come hai detto te, fa parte della cultura, c'è una predisposizione in questo? Certo. aiutano? allora, non so prima di tutto se. Se la mia scuola è la regola, perché andando in una scuola che non è particolarmente grossa si ha un rapporto molto, molto intimo con i professori, proprio ti conoscono per nome e cercano di aiutarti come possono. Però per quanto riguarda anche eh, gli esami, le lezioni, eh, chiunque viene sempre giustificato per eventi, a causa di eventi sportivi. Anche eventuali esami di fine anno vengono posticipati o anticipati se sono in concomitanza con un evento sportivo, quindi diciamo che ti rendono facile la vita da sportivo. Sei, eh, sei più propenso ad impegnarti, ad allenarti a giocare perché sai che non, non andrai a interferire con la tua carriera scolastica e anche a studiare perché comunque esatto. non devi togliere lo studio. Esatto. esatto. Com'è nata l'idea di andare eh, a fare questa esperienza in, in America? Perché comunque è anche un'esperienza di vita, Ma, eh, diciamo che io sinceramente non ci avevo mai pensato perché, in quanto ragazzo nato e cresciuto a Parma. Praticante uno sport che ovviamente non è lo sport maggiore d'Italia, non avrei mai pensato che una squadra d'oltreoceano si sarebbe interessata a un giocatore europeo. Eh, diciamo che mi hanno aiutato molti i miei allenatori, mi ha aiutato molto il presidente e, e i miei compagni, cercando di, diciamo di di mettermi in luce anche attraverso dei filmati, attraverso dei contatti. E alla fine. È, Diciamo che sono stato chiamato dagli Stati Uniti piuttosto che cercare una cercare un ingaggio e questo mi ha fatto assolutamente piacere. ovvio. Al di fuori del basket della vita nel college, comunque sia nel football, poi anche la famiglia, nel senso, come spogliatoio, mm -hmm. stintanti. La vita eh, al di fuori è un divertimento, comunque parli da ragazzo estremamente maturo, questo qui non <ride> notano tutti, però hai vent'anni, quindi. Sì. Lo svago, il divertimento le ragazze com'era? Ma diciamo che durante la settimana non c'è molto tempo per fare niente perché, come ho detto prima, la mia giornata tipo non lascia molto spazio al divertimento. Uh, ma uh, diciamo che è completamente diverso dall'Italia: i tempi sono diversi e non posso dire che mi dispiace perché in discoteca non ci si va all'1:30 e mezza di notte, ma ci si va alle 10, e alle 2 i locali chiudono. E quindi c'è anche tempo per riposarsi un attimo. Uh, comunque. Diciamo che quest'anno piuttosto che per divertirmi e per uh, andare a far Bardoria mi sono soprattutto concentrato sull'impegnarmi e sul, sul, cercare, sul cercare di farmi rinnovare le borse di studio che fortunatamente mi sono state completamente rinnovate, quindi mi permetteranno di andare avanti con questa avventura. Perfetto, mm, Ivano, oltre a perdere un, uh, un ragazzo, uh, un ragazzo, che giocatore hanno perso i Panthers Parma, come l'avete ripiazzato nell'economia del gioco uh, di Parma? Beh, evidentemente quando si perde un giocatore come Michele è chiaro che voglio dire due volte miglior difensore del campionato. Insomma è, è chiaro che è un qualcosa che lascia il segno. Noi da un certo punto di vista siamo stati fortunati perché l'abbiamo rimpiazzato intanto con Simone Bernardoni che è arrivato qua e sta giocando a livelli veramente veramente alti come ci aspettavamo di fatto. Compagno di nazionale. E, e come ha sempre giocato, sì, compagno di nazionale. E poi abbiamo, non dimentichiamo, abbiamo Luca Fontanini che sta crescendo molto bene, abbiamo un ragazzo giovane come Carboni che sta lavorando molto nel ruolo che sarebbe stato di Michele se fosse rimasto qui. C'è Matteo Malpeli, quindi voglio dire è chiaro che la mancanza si sente, perché io l'ho detto subito all'inizio, avessimo avuto una coppia di difensive end come Michele e come Simone Bernardoni, con Gennaro in mezzo, io potevo anche stare a casa, non guardare partite. tanto Probabilmente sapevo già come andavano a finire Guardare l'Inter magari Certo, certo Come ieri sera si sì, guarderà anche tutti i giorni ma... No, insomma, poi è evidente che è una perdita per noi importante Ma è comunque pari alla soddisfazione di vederlo là Insomma, adesso non vediamo l'ora che inizi il campionato Perché da qua avrà un tifo sfrenato Un Panthers comunque in America che... Beh, cavolo eh, già, con... un... già sono famosi Panthers Con una modo. borsa di studio, insomma Guai se gioca male sono Poi andiamola fredde. a prenderlo non indossa più la maglia dei Panthers, anche se ce l'ha adesso la t-shirt. Eh, la maglia dei Panthers, che da questa eh, stagione a questa parte, dall'anno scorso, è marchiata RA. Mm, nuovo sponsor tecnico, parliamo con Luca Carra, responsabile marketing dell'RA che ci ospita anche. Come è stato approcciarsi a questo nuovo sport? Eh, per la prima volta avete prodotto maglie per eh, il football. Mm, quale differenza avete trovato nella realizzazione delle maglie? Perché diciamo che magari basket, pallavolo, calcio. L'insieme è comune, invece, il, il football si distacca un po'. Sì. Eh, in effetti, quando si inizia a entrare in un nuovo sport, eh, è sempre un po' difficile l'inizio, perché comunque devi capire di che cosa ha bisogno l'atleta la, e la squadra. In questo caso in modo particolare loro è uno sport molto complicato, <ride> a differenza appunto di basket, eh, a partire proprio dal, dal tipo di tessuto, nel calcio, nella pallavolo, nel basket si possono usare gli stessi tessuti, nel loro sport non è possibile perché sono tessuti troppo deboli per le, le esigenze che loro hanno e per le, le la forza e le sollecitazioni che subiscono. Quindi già la scelta del tessuto è una rete che abbiamo trovato che è altamente resistente e che non è utilizzata negli altri sport. Eh, un po' di esperienza l'avevamo perché comunque vestendo rugby eh, anche loro comunque devo dire che le maglie le, le usano e le, e le maltrattano le, le quindi, bene. quindi ad esempio le cuciture che abbiamo utilizzato per questa maglia sono cuciture ribattute ad alta tenuta che avevamo già sperimentato nel, nel mondo del rugby eh, non è facile non è facile nel senso che non conoscendo il tipo di sport eh, abbiamo bisogno proprio di loro che ci dicano come e dove migliorare, perché poi ci vorremmo andare anche noi negli Stati Uniti. Infatti, infatti. Avete, avete impiegato comunque eh, nella ricerca eh, risorse? È stato, è stato difficile? Siete arrivati subito al, al, al risultato? O... Allora sì, eh, subito ce lo devono dire loro se siamo stati bravi fin dall'inizio. Eh, noi ovviamente le risorse quando inizi devi, devi per forza mettere a disposizione il più possibile e nel miglior modo possibile perché tutto quello che, si, eh, che viene fatto di sbagliato è un costo per noi, è un errore per loro, quindi è un disservizio. Quindi è ovvio che se decidi di entrare nel mondo del football la prima cosa che devi fare è capire come si fa a fare la maglia fatta bene. Eh, quindi, metti chi va a cercare il tessuto, metti chi studia il design perché loro poi hanno sotto un'armatura. Un quindi, sì. non è una maglia che viene imborsata a tessuto. Eh, scusa pelle, eh, è una maglia che deve essere assolutamente traspirante, se no, loro poi muoiono dal caldo. Già sono Gio bardati, giocano d'estate. <ride> esatto. sono... Quindi, deve essere assolutamente traspirante. Eh, deve essere bella. Perché la maglia deve anche essere bella, quindi cerchi di andare a impreziosirla con dei ricami, con degli inserti particolari, perché a parte l'aspetto tecnico deve anche avere un aspetto estetico bello. Quindi sì, assolutamente, devi, devi dedicare tante risorse per cercare di realizzare il prodotto migliore nel, migliore te nel minor tempo possibile. I Panthers sono campioni d'Italia da due anni. Il, questo fatto è anche un'immagine per voi, c'è cioè anche una, una bella vetrina, il fatto di avere lo scudetto. Avete. Sentito questo ritorno d'immagine? Allora, il, purtroppo, io dico purtroppo perché il football americano in Italia è ancora un po'. però, devo dire che noi abbiamo ricevuto tanti contatti da società di football americano in Italia e non solo, anche in, Fran in Germania, per capire, eh, per vedere la maglia, per eh, diciamo tentare un approccio. Eh, il fatto di essere con loro sicuramente aiuta perché noi siamo entrati per la prima volta in questo sport, però siamo entrati con i campioni. Con i migliori, quindi assolutamente per gli altri ha una valenza. Se noi vestiamo i campioni d'Italia, vuol dire che il nostro prodotto è valido. È valido. da campioni d'Italia. È da campioni d'Italia. Bisogna abissare ancora lo scudetto sul. sul sì, no, noi lo facciamo esclusivamente per Rea, eh, eh, poi se no. no. <ride> anche anche perché... no infatti siamo no, Abbiamo messo nel contratto che <ride> o quello scudetto, se <ride> no non facciamo niente. È no. molto importante però anche per un rapporto tra una squadra vincente del territorio di Parma con una società vincente del territorio. Dico bene? Sì, noi, noi insomma quando abbiamo stretto questo sodalizio eravamo intanto entusiasti del fatto di avere comunque una realtà locale che copre la maggior parte delle squadre di una certa rilevanza in città e provincia. Quindi il fatto voglio dire di entrare in questo novero di squadre ci ha fatto molto piacere. Devo dire che la cosa che ho apprezzato subito di loro è stata la grandissima disponibilità. Non avevano mai fatto maglie in effetti e quindi noi siamo andati lì con un nostro campioncino delle vecchie maglie e da lì loro hanno cominciato a lavorare e insomma hanno fatto un ottimo prodotto per essere i primi due anni, di fatto il primo anno perché quella che usiamo quest'anno è la stessa dell'anno scorso. Quindi voglio dire. Ci sono stati problemi che loro hanno sempre risolto in maniera veloce, ma che erano preventivati per uno che non aveva mai fatto maglia di football. Per il resto, noi siamo assolutamente soddisfatti di questo. Settimana prossima, tornate in campo: maglia nera o maglia argento? Maglia argento, se ce le riparano in fretta le <ride> ultime che quei brutti tedeschi ci hanno strappato, giochiamo con la maglia argento. Un appello da, da parte di, di Va. Possiamo esimerci, cercheremo di impegnarci. Eh, questo qui è, non si può, non si può scappare. Non si può giocare senza. No! no. A proposito del campionato? Tornate in campo sabato, andate a Milano contro i Rhinos, squadra dal record 6-2, no, 5-2 il vostro è 6-2, uno scontro importantissimo, pesantissimo per la classifica, per i playoff e anche un bel test per, per i Panthers. Ah sì, sì, scontro importantissimo sicuramente perché insomma, di fatto siamo a pari punti, noi abbiamo una partita in più, eh, loro devono ancora affrontare delle squadre abbastanza forti. È un incontro importante perché, ma come lo sono tutti ormai adesso, perché vincerlo evidentemente metterebbe una seria ipoteca sul passaggio alla fase successiva. Vediamo, speriamo di recuperare un po' di acciaccati che abbiamo storicamente e che abbiamo anche accumulato adesso purtroppo in Germania, come Finadri, che ha un problema una costola, qualche altra bottarella, andiamo lì a giocarcela, è chiaro che cercheremo di vincere perché quello vorrebbe dire davvero fare forse il passo decisivo verso la possesso. I Rhinos con voi e con gli Alianza Catania sono considerate le squadre eh, favorite per, per, la, per la vittoria del, del campionato. Non sono partiti benissimo, sono ripresi. Il pericolo maggiore che vedi in questa squadra qui? Beh, al di là della forza della squadra, hanno un'ottima difesa, è molto rodata, che gioca insieme da diversi anni e quindi è una difesa molto, molto tosta. Molto bravi, molto bravi sulle corse. Quindi. Eh, noi abbiamo Jason che è molto bravo però insomma, sarà, sarà una serata lunga anche per lui eh, Hanno dei buoni americani e eh, quindi è una squadra sempre è stata una squadra spericolosa per noi Quindi eh, le partite sono sempre state tirate un, un altro sicuramente problema è il campo, il, il fondo del Vigorelli insomma, eh, È un sintetico di primissima generazione, diciamo che quanto ero giovane io Quindi assomiglia molto più al cemento in questo momento quindi Insomma, è vero che anche per loro, ma loro voglio dire, sono un pochino più abituati di noi. Si parte da, sempre dalla difesa come punto di riferimento. Ma io vorrei partire anche un po' dall'attacco, insomma. Negli ultimi anni l'attacco è quello che ci ha fatto vincere molte partite. Un se po'... unissimo le due cose, con la difesa che ne prende pochi e l'attacco che ne fa tanti, io insomma sarei, vivrei le partite più serene. Difesa. Tu non so se sei riuscito a seguire un po' i Panthers a distanza. DD sì, eh. Che... <ride> Che idea ti sei fatto della, di questa stagione, della, della nuova squadra? Cioè Io, allora, si può dire allo stesso tempo che sono un po' triste perché vedo che la squadra senza di me prende meno punti piuttosto che, che l'anno scorso. Non no, volevo però, sottolinearlo, però effettivamente no, è vero. No, però a parte gli scherzi, sono molto molto contento della prestazione della squadra, vuol dire che tutti gli elementi sono cresciuti, vuol dire che eh, gli innesti americani sono stati azzeccati, a quanto pare. E, e sono riuscito a seguire le partite, diciamo che avevo... Avevo il mio appuntamento ogni settimana con l'allenatore o con qualche giocatore per farmi spiegare bene i dettagli di ogni partita, piuttosto che leggerli su un articolo di un giornale. Che comunque immagino fosse perfetto. Al college cosa dicevano quando tu dicevi giocavo per i Panthers? Una domanda che non ti ho fatto prima, perché comunque sono, diciamo, discretamente famosi anche allora, per il parte, libro. A parte tutto quando. Uh, quando in America uh, vengono a sapere che comunque c'è lo sport fuori dagli, fuori dagli Stati Uniti e loro non se lo aspettano, ovviamente. Però, allo stesso tempo, quando vengono a sapere che, uh, i giocatori americani, il calibro dei giocatori americani contro i quali noi ci confrontiamo, perché non bisogna dimenticarlo, praticamente tutti i giocatori americani qui sono primi scarti professionisti de, college di prima divisione, sono tutti, sono tutti ex giocatori di prima divisione. E quindi. Nel loro immaginario, questa, il nostro campionato è un campionato semiprofessionista. Perché, eh, comunque, molti dei giocatori, molti dei ragazzi che ho incontrato negli Stati Uniti non si sognerebbero mai di giocare contro giocatori di primissima fascia. E quindi, eh, diciamo che ti fa sentire bene. Ti fa sentire bene e capire che comunque la considerazione che hanno fuori dagli Stati Uniti eh, per quello che stiamo facendo qua in Italia è altissima. È un bel biglietto da visita. Diciamo che è un bel biglietto da visita. Sabato sarai a Milano? Spero di essere a Milano, voglio essere a Milano, quindi direi che proverò di tutto per esserci. Bene. Un in bocca al lupo al, ai Panthers, un in bocca al lupo a Michele per la tua avventura, un in bocca al lupo per le maglie grigie, eh, argento, scusate, da, da far sistemare perché sennò Ivano <ride> Serrabio è il presidente. Io saluto Ivano Tira, Michele Ciao Canali, Luca Carra e saluto anche voi e alla prossima puntata.